Oggi è il Darwin Day e che cosa si festeggia? Beh, lo scopriamo insieme. Il 12 febbraio 1809 nasceva Charles Darwin, uno degli scienziati più importanti di tutti i tempi, che ha lasciato un segno indelebile nella storia della scienza. E normalmente durante questa giornata si tende a parlare della sua teoria pubblicata nel 1859, oppure della controversia che ebbe questa teoria e il personaggio Darwin con la Chiesa anglicana. Controversia che, se anche ci fu, non fu sicuramente così violenta come spesso viene dipinta. Basti ricordare che Darwin oggi è seppellito nell'abbazia di Westminster, uno dei luoghi di culto più importanti della Chiesa anglicana. Io invece vorrei concentrarmi su degli elementi a margine che però hanno portato Darwin ad effettuare questa scoperta e a diventare appunto uno degli uomini più importanti della storia della scienza. Il primo elemento su cui vorrei concentrarmi è la meraviglia. Il piacere della scoperta. Dalle lettere, dalle biografie, dall'autobiografia, dai racconti e dai suoi testi scopriamo come Charles Darwin fu da sempre travolto da una sincera passione per la scoperta. Era innamorato della natura, di tutto quello che lo circondava e fece di tutto pur di carpire anche alcuni piccoli segreti. Fu questa passione profonda, sincera, per la natura che lo portò a intraprendere un viaggio a dir poco periglioso, dove rischiò la vita, che gli diede la forza per studiare per anni interi fenomeni mai studiati prima o molto difficili da osservare. Fu questo elemento che lo rese così importante e che lo portò in gran parte a quei successi che oggi ricordiamo. Altri elementi fondamentali furono però anche l'umiltà. E possiamo aggiungere anche la pazienza. Quando Darwin, proprio durante questo viaggio intorno al mondo, intuì la teoria che avrebbe potuto spiegare l'evoluzione, non cercò a tutti i costi di pubblicarla per ottenere successo o per far vedere quanto era stato bravo. Mantenne un atteggiamento umile, sinceramente umile. Iniziò a cercare prove non soltanto a sostegno della sua teoria, ma cercò anche in tutti i modi di falsificarla, anticipando di fatto quel principio di falsificabilità che Popper il secolo dopo avrebbe formalizzato nelle sue opere. Evitò dunque di cadere in un tunnel cognitivo, di dare credito a una teoria che potesse essere sbagliata, e lavorò instancabilmente per anni nel silenzio per cercare di vedere se quella sua intuizione era davvero giusta. Lavorò per 25 anni prima di pubblicare il suo lavoro. Umiltà e pazienza. L'altro elemento interessante è che L'origine delle specie, il libro che venne pubblicato nel 1859 e che rese celebre la sua teoria, è un libro bello, piacevole da leggere, scritto bene. Charles Darwin, come molti suoi celebri colleghi, non fu dunque soltanto bravo a scoprire, a fare ricerca, non fu soltanto paziente e dedito al lavoro, anche grazie appunto alla sua passione e all'amore per la meraviglia, ma fu anche bravissimo a raccontare quello che aveva scoperto, a creare e a trasmettere una passione anche in chi leggeva il suo lavoro. Basti ricordare che l'anno prima un altro giovane scienziato, Alfred Russel Wallace, aveva proposto la stessa identica teoria, ma nessuno l'aveva considerato, mentre il libro di Darwin andò a ruba, divenne un successo planetario e cambiò la storia della scienza. Cosa celebriamo dunque oggi? Un genio, un personaggio, un protagonista, uno scienziato? Non solo. Sarebbe importante concentrarsi oggi su quei valori che hanno animato Charles Darwin e lo hanno portato a importanti scoperte, ma che oggi possono guidare anche noi. Essere animati dalla passione e travolti dalla meraviglia può aiutarci non solo a diventare molto bravi in quello che facciamo, ma anche ad allontanarci dalla noia e dalla tristezza. Essere umili e pazienti ci aiuterà a fare tesoro degli errori e a migliorare ogni giorno. E saper raccontare, narrare storie che ci hanno colpito in prima persona, ma che possono colpire anche gli altri, che sono di interesse comune, ci aiuteranno a diventare empatici,
ad avvicinarci agli altri, a fare tesoro anche del sapere altrui. Qualunque sia il nostro interesse lavorativo o il nostro obiettivo nella vita, queste doti vanno dunque tenute ben strette e in vista. Viva il Darwin Day!